tutti, benvenuti a Termini Tavoli Carriabù. Oggi vi voglio parlare di un problema che è comune in alcune zone d'Italia, cioè l'arsenico. L'arsenico è presente nelle acque ad uso domestico in determinate zone. La concentrazione imposta dall'Unione Europea è 10 microgrammi litro, però purtroppo ci sono alcune aree in cui questo limite viene superato. È chiaro che l'arsenico, se assunto costantemente in dosi eccessive, può essere un danno per il nostro organismo, per cui dobbiamo eventualmente intervenire per abbattere questa concentrazione di arsenico. Ci sono delle cause che possono portare a un'acqua con particolari concentrazioni di arsenico, ed è una di natura naturale e una no. Diciamo che le falde acquifere di natura vulcanica sono spesso soggette a delle percentuali, delle concentrazioni di arsenico che sono più alte rispetto alla norma. Un'altra causa di arsenico eccessivo può essere dato dall'uso di pesticidi oppure di scarichi industriali. Comunque ci sono delle soluzioni per abbattere questa concentrazione ad uso domestico, parlo, e principalmente ce ne sono tre. È il dearsenificatore da montare a monte di un impianto, un filtro sotto lavello per abbattere appunto l'arsenico in abbinata a un filtro a carbone attivo, oppure un sistema osmosi inversa. Il primo caso, cioè il dearsenificatore, è il sistema più completo che noi possiamo prendere in considerazione perché messo a monte di un impianto riesce a fornire acqua dearsenificata in tutto l'impianto, cioè in ogni zona di casa, in ogni punto d'uso di casa io avrò acqua priva di arsenico. Il contro di questo sistema è di natura, diciamo, logistica, perché il sistema di dearsenificazione è equiparato a un sistema di addolcimento, per cui anche le accortezze in fase di installazione sono le medesime di un addolcitore. Quindi dobbiamo trovare un locale tecnico, uno spazio adeguato per far sì che il dearsenificatore riesca ad dearsenificare appunto tutto l'impianto. Per quanto riguarda invece un filtro da sottolavello, ci sono dei sistemi, i filtri a baionetta che abbiamo visto tante volte, che possono essere installati sotto lavello in abbinata a un filtro a carbone attivo. Il filtro con delle resine particolari all'interno, appunto, che assorbono le concentrazioni di arsenico, abbinato a un filtro a carbone attivo, fa sì che io al punto d'uso di quel rubinetto abbia acqua buona da bere e priva appunto di arsenico. Il contro di questa scelta è dovuto al fatto che il filtro è montato sotto il lavello magari della cucina, per cui io avrò acqua dearsenificata soltanto in quel punto d'uso e non avrò acqua dearsenificata negli altri punti d'uso di casa, per esempio in bagno. Un altro e ultimo sistema che possiamo utilizzare per abbattere la concentrazione di arsenico è indubbiamente l'utilizzo di un sistema osmosi inversa. L'osmosi inversa abbatte fino al 95% di arsenico presente nell'acqua, abbinato anche a un filtro remineralizzatore e regolatore del pH. Perché? Perché chiaramente quando io vado a far passare l'acqua all'interno dell'osmosi inversa non posso andarla a miscelare per aumentare il livello di sale minerale, il TDS, in uscita, perché appunto passerebbe dell'arsenico. Per cui in uscita avrò un'acqua sì priva di arsenico, ma anche priva di sali minerali, e per dare il giusto apporto di sali minerali a quel punto dovrò installare un filtro appunto remineralizzatore e regolatore del pH in modo tale da avere acqua buona al punto d'uso con il giusto apporto di sali minerali, il giusto TDS e la giusta conducibilità. Il contro, anche in questo caso, qual è? È che io avrò acqua buona soltanto al punto d'uso, cioè se io monto l'osmosi inversa sotto lavello avrò un'acqua buona lì, soltanto lì e non in altri punti. Per cui diciamo che il dearsenificatore è il sistema più completo che voi potete prendere in considerazione se avete un problema serio di arsenico. Ci sono dei problemi legati all'installazione, perché comunque è un tipo di strumento ingombrante, magari, e quindi richiede un locale tecnico appropriato e non tutte le abitazioni magari lo possono avere. Qualora questo non fosse possibile, potete pensare o a un dearsenificatore o a un sistema osmosi inversa montato sotto il lavello della vostra cucina per avere un'acqua buona e sicura, sicuramente priva di arsenico. Per qualsiasi domanda o curiosità potete continuare a scriverci, a farci segnalazioni, seguite i nostri canali social che vedete qua.
Io vi do appuntamento al prossimo video e vi do un saluto da qui, da Termidraulica RV da Orvieto. Ciao!